Buonasera gentili telespettatrici e telespettatori di TV1, ben ritrovati sulla nostra rete e ben ritornati all'appuntamento con l'approfondimento del territorio che quotidianamente vi tiene compagnia sul nostro canale. Siamo a prima pagina e quest'oggi abbiamo il piacere di avere ospite qui nei nostri studi il direttore di Confesercenti Arezzo, Valeria Alvisi. Salve a tutti, grazie. Grazie mille a lei di aver accettato l'invito. È un piacere ospitare nuovamente qui un rappresentante di Confesercenti per, come dice il titolo della nostra rubrica odierna, fare il punto del territorio aretino, ovviamente anche della provincia, da un punto di vista dell'economia, specialmente per quanto attiene al grande lavoro svolto alacremente, specialmente in questo periodo, da Confesercenti. Proprio a riguardo di questo periodo, partirei dal territorio, partirei dal Valdarno, dalla conferenza stampa che si è tenuta ieri in Palomar a San Giovanni Valdarno, nella quale Confesercenti, insieme all'amministrazione comunale, ci ha presentato il mercato europeo che torna a San Giovanni da giovedì, domani 16 maggio, fino a domenica 19, per riempire il Viale Diaz di sapori, profumi e colori, come ormai tradizione da oltre 19 anni. Sì, infatti ieri è stata l'occasione, diciamo, per presentare nuovamente questa edizione. Siamo arrivati a 19 edizioni di Mercato Europeo. È sempre un grande piacere portarla a San Giovanni Valdarno, la zona, San Giovanni, diciamo, e tutto il territorio risponde molto bene, quindi c'è sempre un bel successo per questa iniziativa e naturalmente per la Confesercenti è l'occasione anche per trovare, diciamo, degli strumenti per vivacizzare, animare e portare persone poi all'interno dei centri storici, che è uno dei nostri obiettivi, insomma. Quali sono le novità che quest'anno ci regalerà il mercato europeo? Se ne è un po' già parlato anche nel nostro TG di ieri sera, ma abbiamo la fortuna di averla qui, quindi le chiediamo direttamente più nel dettaglio. Sì, quest'anno diciamo che abbiamo registrato veramente un bel risultato in termini di adesioni da parte degli operatori. Sono tanti paesi rappresentati, abbiamo 40 banchi da 20 paesi, alcune regioni italiane, tanti paesi europei, Spagna, Ungheria, Francia, Germania, ecco, sono veramente tanti paesi rappresentati e tanti anche extraeuropei, quindi dall'America Latina all'India, insomma. Saranno tante le occasioni per poter assaggiare tanti piatti. Naturalmente, oltre alla parte alimentare, c'è anche poi una parte di artigianato dei vari paesi che è ben rappresentata e che quindi potrà essere l'occasione anche per fare acquisti di quel tipo. Come sempre, vediamo anche nelle nostre coperture, ci si aspetta un Viale Diaz pieno di persone, ma letteralmente pieno, nel caso sangiovannese, come è stato sempre praticamente in questi anni. Qual è il segreto del successo di questa manifestazione che più di altre, San Giovanni, ne presenta tante durante l'anno, ma questa più di altre è sempre molto attesa e molto partecipata? Sì, perché probabilmente è diventata proprio un'abitudine. È sempre diciamo, in questo periodo a maggio, tutti gli anni, è diventato diciamo, un appuntamento storico a San Giovanni. Quindi per noi è veramente un onore, insomma, continuare a portarla. Credo che poi risponda molto, ecco, anche al desiderio in un momento dell'anno in cui si inizia a uscire la sera, inizia a essere più caldo, quindi si sta fuori volentieri, si passeggia, si mangia all'aperto. Quindi ecco, è un'occasione sicuramente attesa anche per questo motivo. In conferenza stampa il presidente della Proloco Massimo Pellegrini, che tra l'altro salutiamo, sappiamo ci segue sempre con attenzione, e l'amministrazione comunale ci hanno raccontato anche un'ulteriore novità che quest'anno riguarderà il mercato europeo, e cioè la creazione di una sorta di anello che congiungerà Viale Diaz alle vie del centro e non solo. Sì, noi abbiamo accolto, ecco, con favore l'idea di trovare un sistema per mettere in collegamento in maniera maggiore Viale Diaz, che è chiaramente all'interno, possiamo dire, del centro storico di San Giovanni, è proprio attaccato a Corso Italia, quindi fa parte del centro storico, ma rimane un po' laterale. Con la presenza diciamo, sia sabato con un mercato prolungato che domenica con i banchi del mercatino della Proloco e con i negozi aperti naturalmente di pomeriggio, che anche questo è diciamo, un elemento importante, si creerà appunto delle occasioni anche di passeggio e di maggiore, insomma, quindi il viale sarà ancor più collegato alla zona più centrale del paese.
E quindi ecco, ci aspettiamo un grande successo per questa 19ª edizione che sicuramente Sì, credo di sì. seguiremo anche come emittente, saremo domani al taglio del nastro e la seguiremo appunto in queste giornate. Sicuramente vi fa onore collaborare con iniziative come questa che sono sempre molto davvero seguite e attese dalle persone che, come diceva lei, hanno anche piacere di uscire, di ritrovarsi e quindi, come si suol dire, di far girare l'economia, no? Sì, certo, certo. E a proposito di anche vendita al dettaglio, c'è un problema che è emerso proprio nel TG di ieri a margine di un'altra conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo della Regione a Firenze. Il presidente Eugenio Giani ci ha parlato di una crisi del settore calzaturiero, ma in generale diciamo un problema per tutto il settore moda, che pure è un settore trainante dell'economia nel nostro territorio. Confesercenti tocca con mano qualcosa del genere? Sì, il settore della moda, per quanto ci riguarda, quindi per quanto riguarda le vendite al dettaglio, è uno dei settori nel commercio che stanno forse soffrendo di più. Rimane un settore molto importante, molto rilevante, quindi ben lontano da diciamo dei cali molto rilevanti, però ha comunque una sofferenza che va avanti ormai da un po' di tempo, che è dovuta a nostro avviso a tanti aspetti. Diciamo ad una ad alcune caratteristiche proprie del settore della moda, che è quello della necessità di avere le spalle ben larghe per poter esercitare un'attività del genere, perché comunque si acquista tanta merce per avere un buon assortimento, quindi servono investimenti importanti. Questi investimenti si fanno in netto anticipo rispetto a quando poi quella merce verrà venduta, quindi ci vuole una capacità non solo di scelta ma anche di previsione, quindi anche questo è un aspetto che non è semplice sempre da fare nel modo corretto. E poi naturalmente negli ultimi anni c'è un problema di concorrenza con il canale dell'online, che è un problema serio, nel senso che poi dal Covid in poi c'è stato anche un ulteriore incremento naturalmente di questa tipologia di acquisti, e è un problema di concorrenza sleale oltre che di canale ulteriore che prima c'era meno, diciamo, era meno sviluppato, ma ora è anche un problema appunto di concorrenza in termini di tasse, in termini di regolamentazione, in termini di sconti. È un canale che va per conto suo e non sempre si riesce a prenderci le misure. Ci sono imprenditori molto bravi che riescono ad utilizzare anche quello, nel senso che in molti casi tante aziende utilizzano il canale dell'online in aggiunta a quello del negozio tradizionale. Però ecco, anche quella è una sfida da non prendere sotto gamba, perché è impegnativa. Anche in termini di investimenti, chiaro. Ecco, a riguardo del commercio di vicinato, lei chiaramente ne sa molto su questo aspetto e conosce chiaramente degli interventi che sono stati fatti in alcuni dei comuni del nostro territorio per cercare di sopperire a quella che, oltre al settore di cui si parlava adesso, in generale è una carenza che tutto il territorio sta sentendo, e non solo in Valdarno, nella provincia di Arezzo. Il problema appunto, che si riconnette anche alle tematiche che trattava adesso, di un calo importante, sensibile, quasi mortale per tante attività vicine, per i negozi, come si suol dire. Cosa è stato fatto sotto questo profilo di buono in questi ultimi anni secondo Confesercenti, e cosa ancora potrà essere da questo punto di vista generato per migliorare questa situazione? Allora, diciamo che è un tema molto complicato da affrontare sia per un'associazione di categoria, ma anche per un'amministrazione comunale, per esempio, perché non è semplice avere gli strumenti appunto per poter intervenire in maniera diciamo sostanziale e risolutiva. Alcune cose positive sono state fatte, come ad esempio i contributi stanziati dal Comune di San Giovanni Valdarno con il bando che ha previsto dei contributi sia per le nuove attività all'interno del centro storico, sia per le attività che si volevano rinnovare e ammodernare già esistenti all'interno del centro storico. Quindi questo intanto potrebbe essere una buona prassi che potrebbe essere ben imitata anche da altri comuni della provincia. È chiaro che
per quante risorse si stanzino, sono sempre delle risorse limitate, quindi è necessario che il settore poi in qualche modo un po' riprenda anche in autonomia, no? Al di là dei contributi che può ricevere. Però è comunque a nostro avviso, insomma, un segnale importante, fosse altro anche come proprio vicinanza e come attenzione al tema da parte di un'amministrazione comunale. Il problema dei centri storici che perdono esercizi è un problema enorme in termini, da tutti i punti di vista, perché in termini di vivibilità e in termini di qualità, quindi della vita, anche per gli stessi cittadini e residenti, di ricchezza del territorio, perché poi alla fine è comunque una ricchezza del territorio che si perde, ma anche in termini, mi viene da pensare, turistici, perché comunque un centro storico che perde vetrine, che perde attività, è un centro storico che comunque il turista troverà sguarnito, che troverà con le serrande abbassate, con le saracinesche abbassate, quindi meno attrattivo. Non ci dimentichiamo che come dire, i turisti, soprattutto gli stranieri, ma io credo anche gli italiani, quando visitano il nostro territorio, che è naturalmente molto bello dal punto di vista paesaggistico, architettonico, storico, culturale, ma c'è anche poi tutta la rete dei negozi, dei pubblici esercizi, delle attività che si trovano appunto all'interno dei nostri borghi che fanno la differenza. Quindi salvaguardare quello significa anche fare un investimento in termini turistici. Il turismo nel territorio toscano in generale, anche in quello chiaramente aretino, è un po' una sorta, mi diceva prima, della nostra diretta, di volano per il territorio, appunto. Come può essere utilizzato nel modo più corretto? Cosa magari già è stato fatto nell'ottica appunto di incentivare anche il turismo, che poi porta un indotto a tutto il territorio, e cosa potrà essere fatto? Noi sappiamo, per esempio, no, che Confesercenti in questo periodo di elezioni, un periodo elettorale, si sta incontrando con le varie potenziali amministrazioni comunali del domani per far presenti le proprie istanze. Ci fa un po' un punto su questa situazione? Sì, questo periodo elettorale ci ha permesso a noi come Confesercenti, insieme alle altre associazioni di categoria, congiuntamente è stato redatto un documento e ci ha permesso di interloquire con i vari candidati sindaco nei vari comuni che vanno ad elezioni ora tra meno di un mese. È stata un'occasione, diciamo, è tuttora un'occasione importante, tra l'altro invito tutti, ma in particolare gli imprenditori del Valdarno, a informarsi sui calendari telefonando magari alla propria associazione, perché sono occasioni importanti anche per ascoltare, credo, i vari candidati in una interlocuzione diretta, insomma, su dei temi che penso stiano a cuore alle imprese. Quello del turismo è un tema che è stato sottoposto, facendo presente che le amministrazioni comunali, a nostro avviso, dovrebbero lavorare maggiormente insieme su questo tema, perché il turismo è assolutamente un tema che non può essere gestito a livello comunale. Già esiste un ambito, l'ambito del Valdarno, il comune di Bucine è attualmente capofila, però partecipano tutti i comuni. Non tutti i comuni, diciamo, lavorano su questo tema nello stesso modo, con la stessa attenzione. Devo dire che è un tema su cui già l'area del Valdarno, ecco, è un'area omogenea naturalmente, quindi turisticamente ha senso e ha il suo perché, però il prodotto turistico non ha un confine territoriale, ecco, comunale e in alcuni casi neanche provinciale. Quindi è necessario lavorare in sinergia e tra l'altro in questo senso le nostre attività sono alleate delle amministrazioni, perché sono tante sentinelle sul territorio che potrebbero anche veicolare molte informazioni, materiale, però ci chiedono, come dire, di essere informate su quello che avviene nel territorio, di per esempio avere del materiale da poter distribuire, perché sono ben contente anche di dare informazioni, ma ci dicono poi alla fine non abbiamo a volte le informazioni, non abbiamo il materiale da poter consegnare al turista che viene, per cui, come dire, io
mi rendo disponibile anche a fare da punto informazioni turistiche, però datemi gli strumenti per farlo. Quindi utilizziamola questa disponibilità, ecco, dico alle amministrazioni comunali. Quindi le azioni concrete che secondo Confesercenti potrebbero essere fatte muovono da un'informazione maggiore dalle amministrazioni verso i punti. Quello è un aspetto importante perché è a valle, nel senso che a quel punto il turista è già qui e c'è qualcuno che lo sta informando, ma è comunque un aspetto importante perché comunque il turista che arriva e si trova disorientato non è una bella, un bel risultato, no? Non il porta a casa. Il passo precedente invece il passo precedente concreti? È quello, secondo noi, necessario fare di lavorare maggiormente insieme su questo tema, impegnarsi all'interno dell'ambito tutti con convinzione, dove c'è comunque una gestione unitaria appunto del tema turismo e lavorare insieme per vendere il prodotto turistico in maniera efficace. Allora, poco fa, nel parlare appunto della vicinanza, della sensibilità di alcune amministrazioni comunali verso il commercio del vicinato, ha toccato un altro tema vale la pena approfondire, cioè il fatto che alcune realtà purtroppo negli ultimi anni stanno chiudendo, e chiudere vuol dire una sala cinesca abbassata, diceva lei, una luce spenta e dunque una minor sicurezza, perché manca un presidio in più su quel territorio. Esatto. Il turismo di pari passo credo che sia influenzato dal grado di sicurezza di un territorio. Per esempio, il comune di Napoli ha fortemente lavorato negli ultimi anni per togliersi di dosso una serie di pregiudizi che scoraggiavano il turismo in quel territorio, appunto, perché era necessario farlo per incentivare nuovamente le persone a spostarsi nel sud Italia e in particolar modo nella città campana, e poter quindi generare un indotto agli esercizi commerciali grazie anche all'attività dell'amministrazione. Ma cosa ne pensa, secondo lei, il turismo in generale, l'economia, di quello che sta accadendo purtroppo, ed è notizia anche di oggi, nel nostro territorio, in particolar modo nel Val d'Arno, con tutta una serie di furti, rapine, tentativi, insomma, generalmente malavita e poca sicurezza? Allora, diciamo che questo è un tema molto rilevante, molto sentito in questo momento. C'è, mi sembra, in questo periodo veramente si stanno concentrando tanti episodi purtroppo negativi e questo è veramente un problema. Preciso che a mio avviso il tema del turismo con questo è abbastanza lontano, nel senso che nel nostro territorio non c'è una relazione tra queste due questioni, né in Val d'Arno né in altre parti della provincia di Arezzo, e non credo neanche in Toscana da nessuna parte, nel senso che non c'è nessun tipo di relazione tra l'andamento del turismo con la percezione di sicurezza. Per fortuna, lo dico, nel senso che... Cioè ad oggi la Toscana è vista come un posto sicuro, assolutamente, diciamo. Sì, e comunque anche se stanno avvenendo questi episodi, non mi sembra che possano... Siamo molto, molto lontani da situazioni che vanno a influenzare, diciamo, l'incoming. Chiaro che invece ha una grossa ricaduta in termini di esasperazione, di mancanza di sicurezza per quello che riguarda i nostri imprenditori, perché... credo che porti veramente all'esasperazione, con dei rischi anche di ordine veramente anche sociale, nel senso che poi abbiamo visto che possono accadere, insomma, episodi anche drammatici a seguito di fatti così ripetuti, reiterati, no? Per cui certo, le persone quando si sentono molto insicure rischiano anche di fare cose sbagliate. Detto questo, c'è un problema di fondo, che è la mancanza, credo, di forze dell'ordine, di organico, credo riconosciuto anche da loro, nel senso che manchino le pattuglie, che mancano il presidio del territorio, quindi non è una mancanza di volontà, naturalmente, è una forse, ecco, proprio come dire, quando la coperta è corta, per cui se intervengono da una parte non sono da un'altra. Questo è un problema molto 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 serio, e quindi credo che dobbiamo insistere, come categorie l'abbiamo fatto, abbiamo incontrato il prefetto un po' di tempo fa, ad Arezzo lo incontriamo frequentissimamente perché lì ci sono
questioni legate più diciamo a situazioni di carattere non di furti ma di ordine pubblico, sì, le seguiamo anche nelle aree diciamo pubbliche della città, per esempio il giardino del Porcinai, o in alcune piazze o strade della città ci sono stati episodi, ma più legati a, ecco, a situazioni di ordine pubblico che di furti e rapine. In Val d'Arno la situazione è un po' diversa, l'area è molto ampia, è chiaro che chi delinque la situazione delle forze dell'ordine la conosce, e noi al prefetto glielo continuiamo a chiedere, ne abbiamo parlato anche pochi giorni fa in prefettura di questo tema, il prefetto stesso ci ha garantito di aver già scritto al ministero per avere un ampliamento di organico, il dato di fatto è che si arriva forse a pareggiare con i turnover, per cui anche quando arriva personale nuovo non, difficilmente ha un'implementazione rispetto al precedente. Quindi serve un intervento governativo, per intendersi. Sì. È un problema macroscopico. È un problema macroscopico, è un problema che va affrontato naturalmente a livello governativo, cioè non c'è amministrazione comunale che può, per quanto sì, potrebbe essere, ecco, dato rafforzata la polizia municipale, ma non ha assolutamente le stesse caratteristiche delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri. Quindi da questo punto di vista io invito comunque le imprese a contattarci per avere informazioni su tutta una serie di strumenti che abbiamo messo a disposizione, legati anche ad un protocollo d'intesa fatto con la prefettura che abbiamo pubblicizzato alcuni mesi fa, che è legato a SecurShop, che è un sistema di messa in rete dei propri sistemi di videosorveglianza con le forze dell'ordine direttamente e a livello provinciale, e quindi insomma sono informazioni poi specifiche che possiamo dare a chiunque sia interessato, però è un tema che mi rendo conto allarma e tanto, ecco. Comunque a livello di economia, per chiudere con invece un dato di serenità, diciamo che la situazione nel nostro territorio sta andando verso una ripresa, giusto? Come sì, ci diceva rispetto agli ultimi anni. Sì, no, anche il turismo per esempio ha dei dati positivi sopra la media, quindi in Val d'Arno la situazione è ripresa, ma è ripresa ecco, complessivamente la provincia, ecco, dobbiamo essere fiduciosi, credo che ogni imprenditore sia ottimista di natura, per cui è difficile diversamente lavorare. Benissimo, con questo bel messaggio ringraziamo Valeria Alvisi, direttore di Confesercenti Arezzo, per essere stata con noi grazie quest'oggi a voi. E tutti voi per averci seguito. Buon proseguimento di serata sulle nostre reti.